My stomach hurts, man. You're filling me up with all this negative energy and shit. Like, I don't even know. What's the point? Like, I don't even. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella mia Night Routine After School 2021. Ovviamente la prima cosa che faccio tornata a casa è togliermi le scarpe perché odio stare con le scarpe in casa e metto le mie fantastiche ciabattine di cui vado molto fiera di Shein. E poi ho riordinato il letto perché la mattina, molto male, lo so, non avevo avuto tempo e quindi avevo lasciato praticamente tutto in disordine e odio, vi giuro, odio vedere il letto in disordine, soprattutto quando magari ho molto da studiare, e quindi l'ho subito rifatto e ho fatto arreggiare anche un po' la camera. Qui vi stavo facendo vedere il mio outfit della giornata, di cui andavo molto fiera, ma ovviamente mi sono cambiata per stare molto più comoda e ho messo le prime cose praticamente trovate nell'armadio e poi sono andata a riempire la mia bottle di Basica Bottle, che tra l'altro mi è arrivata proprio oggi, cioè quanto è carina, l'ho riempita tutta, ci sta un litro di acqua che è veramente tanto e poi la cosa molto carina è che ci sono, diciamo, gli orari in cui dovete bere ogni livello, che secondo me è una cosa molto utile soprattutto per chi fa fatica a bere. Ho poi disfatto lo zaino prendendo così il computer e l'astuccio che sono i miei strumenti di lavoro. Prima di entrare però nel vivo dello studio, la cosa che faccio è organizzare e fare un piano di lavoro barra di studio in modo da capire quali sono le cose che devo fare, quelle a cui devo dare precedenza, eccetera eccetera. Quindi qui ho un po' sistemato le cose che devo fare sia per il giorno dopo che per i giorni successivi in modo da averle tutte lì. Inoltre in questo post-it mi sono appuntata le cose che magari non avevano una grande priorità ma che comunque andavano fatte in settimana. Fortunatamente per il giorno successivo non avevo grandi cose, dovevo semplicemente rivedere una scheda sui verbi di francese e poi sono passata a filosofia e in questo caso dovevo rivedere e trascrivere gli appunti dalla brutta copia alla bella copia. So che è una cosa che porta via veramente, ma veramente un sacco di tempo, però io non riesco purtroppo durante la spiegazione a prendere gli appunti in bella copia perché vanno veramente troppo veloci per i miei standard e quindi scrivo malissimo e se dovessi studiare da quegli appunti non capirei assolutamente nulla, quindi li ricopio. Una volta finito di recuperare gli appunti, ho messo ovviamente tutto in ordine anche perché odio avere casino sulla scrivania e poi sono passata a studiare patente, che per adesso diciamo che è una delle mie priorità anche perché mi manca veramente pochissimo per finire il libro, quindi poi mi dedicherò completamente ai quiz. Qui ho fatto diciamo un po' uno schema generale vedendo quali capitoli mi mancassero da fare e me li sono appuntata, me ne mancano 5, sono super felice e ovviamente ho fatto un nuovo capitolo sempre seguendo le lezioni di questo ragazzo che vi giuro adoro troppo, che è il re delle patenti, che vi consiglio veramente un sacco. Sono passata poi alla parte self-care che oggi era strettamente necessaria perché avevo delle condizioni veramente pessime e ho fatto questa maschera di Olaplex che adoro, vi lascio i capelli super morbidi, ovviamente più la tenete meglio è. Sono andata poi a struccarmi, io uso questi due prodotti qui, il primo è un olio di Caudalie con cui mi strucco, il secondo è una mousse detergente con cui vado a togliere i residui di Kiko, che devo dire è molto molto buona, mi ci trovo molto bene anche se secca tantissimo la pelle, e poi sono andata a
rimuovere le cose che erano rimaste ancora nello zaino, quindi vari quaderni eccetera eccetera, e ovviamente ho messo quelli per il giorno successivo. Mentre aspettavo che la cena fosse pronta, ho deciso di fare qualche quiz inerente ovviamente al capitolo del giorno, e l'app che uso è Quiz Patente, con cui devo dire mi trovo molto bene. Finita la cena, che non vi ho registrato perché non è stata niente di che, mi sono fatta una bella doccia, ne avevo veramente bisogno, e ovviamente ho lavato anche i capelli e sono andata ad asciugarmeli. La tecnica che uso per andare ad asciugare i capelli è asciugare prima le radici con un getto d'aria un po' più forte e poi passare alle lunghezze, sempre dall'alto verso il basso, mi raccomando. Come ormai ogni sera, mi sono messa qualcosa di più pesante perché qui la sera fa abbastanza freddino, e sono uscita con mia madre e Daria a fare una passeggiata serale. È una cosa che mi piace tantissimo, anche perché è un modo per muoversi e allo stesso tempo stare insieme e chiacchierare, però anche liberarsi un po' dai pensieri della giornata, ecco. Tornata a casa, ovviamente non può mancare la parte skincare. Non mi sono soffermata più di tanto su questa parte perché ultimamente ve l'ho fatta vedere molto molto spesso, quindi quello che applico è sempre il solito, quindi tonico, siero, contorno occhi, poi sono passata alla crema e ovviamente un bel burro cacao super super idratante. Se mi seguite da tempo sapete che latte Nesquik non può mai mancare. Ho ovviamente editato il video che state vedendo in questo momento, ho ripassato alcune cosine di patente che non mi erano chiare, ho letto qualche pagina del libro Cime Tempestose che devo leggere per scuola, e poi sono stata un po' sui social a fare un giro a vedere, diciamo, le novità. Io ragazzi vi ringrazio per aver guardato il video, spero come sempre che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia, e noi ci vediamo alla prossima. My stomach hurts, man. Filling me up with all this negative energy and shit. Like, I don't even know. What's the point? Like, I don't even... You just make me feel like shit sometimes. I think you should start to know that, because as soon as you do, you can start to accept that you're the piece of shit. Now, fuck you. Yeah, running, running, got me gunning in. Old school cat, got me stunning, stunning. Funny how the rest gon' come in, come in. Funny how you back for the loving I've been. I got one too many tricks up my sleeve. I must leave. Overdose of empathy. My pops to me. More screenshots of me. The streets are free. Go ahead and take from me. Feeling right out of line. Gotta hit my boy Ricky for the whip of time. Proud of driven, but it's nothing.